Presidente Urbano Cairo, iniziamo ad analizzare il risultato e la prestazione di oggi del Toro. Ma direi che il risultato, secondo me, purtroppo è meno buono della prestazione, in particolare nel primo tempo in cui si poteva fare, secondo me, un paio di gol. Occasioni importanti ne abbiamo create tante, 11 tiri tra in porta e fuori, ma fuori di pochissimo, quindi insomma certamente una buona prestazione, con un primo tempo certamente migliore del secondo. Poi probabilmente ci sta che alla prima, dopo la sosta, ci possa essere un secondo tempo un pochino meno brillante, anche per carichi di lavoro importanti avuti, eccetera. Però insomma direi un buon ritorno, un buon inizio di nuova stagione, e con 29 punti chiudiamo il giro d'andata. Dobbiamo cercare di farne di più, perché le altre davanti corrono tutte quante molto. Ecco, quindi il bilancio di questa prima parte di stagione, anche in ottica di quella rincorsa europea che il Toro vuole fare. Beh, sicuramente sì, diciamo appunto un buon girone di andata con 29 punti, che è il nostro record, ma certamente dobbiamo cercare di possibilmente di accelerare il passo, perché anche davanti alcune squadre stanno facendo buoni risultati e fanno vittorie. La sua prima impressione di Turbe, che oggi è sceso in campo in una gara ufficiale? Ma direi bene. Adesso poi oggi ho avuto non tantissimi minuti, in un momento della partita non brillantissimo, però insomma si vede che lui ha delle qualità importantissime. Io lo ricordo il suo primo anno di Serie A, fece delle cose strepitose, gol bellissimi, cavalcate incredibili, per cui insomma è un giocatore che ha delle qualità, una forza fisica, un'accelerazione importantissima, quindi abbiamo molta fiducia che possa dare dei contributi importanti al Toro. Non solo campionato, anche Coppa Italia. Che gara si aspetta dal Toro a San Siro contro il Milan? Beh, mi aspetto una gara importante con gli attributi, perché per noi la Coppa Italia è una competizione in cui teniamo, e quindi insomma mi aspetto un Toro, diciamo, con tanta voglia di vincere.